Ciao, sono Giovanni e sono molto felice di ritrovarti qui nel terzo video di questo corso musicale su come suonare il pianoforte in modo professionale ed espressivo. Ora, devo dire che sono molto meravigliato del successo che hanno i primi due video, che stanno avendo i primi due video. Non avrei mai pensato che avrebbero potuto avere così tanto successo. Le visualizzazioni sono tantissime e tantissime ancora mi scrivono per manifestare il loro apprezzamento tramite email. Ora, nel primo video abbiamo parlato del fatto che tanti argomenti importanti non vengono trattati all'inizio del percorso di studio di un allievo e di conseguenza l'allievo potrebbe passare anni e anni senza dare un senso musicale a ciò che va a studiare. Mentre nel secondo video ti ho fatto un esempio buono e un esempio cattivo di un'esecuzione, della stessa esecuzione. Quindi ti ho suonato uno stesso brano in modo brutto, scorretto, perché proprio non va a tener conto di questi argomenti importanti, e un'altra esecuzione invece abbastanza buona, proprio perché si tengono conto di quegli argomenti che sono fondamentali soprattutto all'inizio dello studio del pianoforte. Ora, se tu non li hai visti questi due video, ti invito a farlo tramite il menu che trovi qui sopra. Quindi clicchi prima sul video 1, ti vedi il video 1, e poi vai sul video 2 e quindi ti vedi il video 2. Dopodiché vai a vederti questo stesso video, il terzo. Questo perché? Proprio perché così avrai una visione conseguenziale del discorso. Ok? Ok, ora andiamo ad iniziare con questo terzo video. Ok. Ed in questo video ti vado a parlare di quei argomenti fondamentali per il nostro obiettivo, cioè quello di suonare in modo espressivo e professionale fin da subito. Se andiamo per esempio ad aprire delle partiture, prendiamo il Beyer, notiamo che ci sono tantissimi segni di espressione, vengono chiamati, quindi per esempio queste linee curve, ok? Queste scritte legato, per esempio, qui abbiamo diverse linee curve che si accavallano, per esempio c'è questa linea curva, c'è questa altra linea curva, poi abbiamo quest'altra e via dicendo. Poi possiamo trovare delle sigle tipo MF oppure F, oppure questi segni che indicano il crescendo, oppure quest'altri il diminuendo, ok? Quindi abbiamo diversi segni di espressione molto importanti. Ora, questi segni di espressione vengono sì trattati nei percorsi di studio, ma vengono trattati in maniera totalmente superficiale, cioè nel senso, ecco, qui abbiamo il mezzo forte, MF, quindi ti dicono di suonare mezzo forte, oppure qui abbiamo il dim, diminuire, quindi di conseguenza ti dicono di diminuire, quindi il discorso in relazione a questi segni di espressione è molto relativo, quindi è molto superficiale. Ok, questo perché ti dico, anche perché poi, tra l'altro, molti segni di espressione vengono addirittura confusi. Per esempio, c'è la legatura di portamento che viene associata alla legatura di frase, cioè si dice la legatura di portamento oppure quella di frase, e qui c'è un errore grossissimo che denota proprio la superficialità dello studio in relazione a questi argomenti. Quindi, per esempio, andiamo a trovare una legatura di qui ce ne sono tantissime, di portamento, eccola qui per esempio, oppure quest'altra legatura, oppure addirittura questa legatura, sono tutte legature di portamento. Andiamo a trovarne altre, questa per esempio è un'altra legatura di portamento, e come potrai capire questa legatura di portamento raggruppa un limitato numero di note, mentre se andiamo a considerare la legatura di frase è molto più lunga e raggruppa più battute, quindi potenzialmente un maggiore numero di note. Ok, quindi queste due legature, oltre ad avere
una lunghezza completamente diversa, proprio perché la legatura di portamento va a raggruppare un limitato numero di note, come abbiamo detto, mentre la legatura di frase no va a raggruppare più battute. Queste due legature sono completamente diverse, e soprattutto perché hanno funzione diversa. Ok, quindi è questo il discorso. E quindi, avendo funzione diversa, non si possono associare insieme, ok? Perché nel momento in cui io dico legatura di portamento, parlo di una specifica funzione di questa legatura, mentre se parlassi della legatura di frase, parlo di un'altra completamente diversa funzione di questa legatura, appunto la legatura di frase. Poi andiamo avanti, ci abbiamo altri segni, altre indicazioni, tipo dolce, tipo crescere, tipo legato, ok? E poi abbiamo queste sigle molto in evidenza: P, che significa piano, F, che significa forte, eccetera, eccetera. Quindi, come vedi, in uno spartito ci sono delle indicazioni ben precise, e queste indicazioni sono proprio quelle indicazioni che servono per il nostro scopo, cioè quello di suonare in modo professionale. Ora, il discorso è molto semplice, bisogna ragionare su questi argomenti, bisogna classificarli, bisogna approfondirli, affinché poi, quando uno andrà a leggere, a studiare una partitura, sarà molto più cosciente di quello che andrà a fare, e quindi di conseguenza andrà a suonare in maniera professionale ed espressiva. Quindi tutte queste indicazioni ci danno l'opportunità di ragionare proprio su questi argomenti. Quindi, se noi ricapitoliamo il discorso, abbiamo parlato di queste sigle, per esempio F, P, quindi queste sigle F ancora, crescere, questi segni non sono altro che in relazione all'intensità sonora che tu dovrai andare a suonare queste note. Quindi ci si apre un argomento molto molto grande, che proprio è il discorso sulla dinamica. E questo discorso andrebbe approfondito a prescindere lo studio dei brani. Poi, per esempio, noi pianisti andiamo a suonare la partitura con le due mani, quindi, come vedi, per esempio, da questo esercizio, la destra andrà a suonare questa parte, questo rigo, mentre la sinistra andrà a suonare quest'altro rigo. Ora, a questo punto, il discorso sull'intensità sonora dovrebbe essere molto approfondito, proprio perché queste note hanno una funzione completamente diversa da quest'altre che vanno suonate dalla mano sinistra. E qui c'è tutto un discorso da approfondire per quanto riguarda la sonorità con cui si andrà a suonare questo esercizio, questa canzoncina, proprio in relazione a questo. Quindi di conseguenza la destra farà la melodia, mentre la sinistra farà l'accompagnamento, e di conseguenza l'intensità sonora di queste due linee, di queste due parti, dovrà essere completamente diversa. E questo è un argomento ulteriore da approfondire, proprio per riuscire ad arrivare a suonare questi brani già preparati, già coscienti di un'esecuzione potenziale, ok? Quindi di conseguenza lo studio su questa dinamica, su questa differenziazione di dinamica, dovrebbe essere un argomento molto importante e da approfondire. Poi queste legature di portamento ci indica proprio il suonare in un certo modo queste note, quelle note che vengono raggruppate da questa stessa legatura. Quindi questo è un argomento molto importante e molto significativo, proprio perché va ad incidere, a condizionare l'esecuzione stessa. Ok, quindi ora, proprio per questo discorso, proprio perché io credo a questi discorsi, ho preparato per te tutta una serie di video dove approfondisco realmente questi argomenti, dove faccio una classificazione ben chiara di questi argomenti, e quindi ti andrò ad approfondire ciascun argomento. Ok, quindi questi argomenti non sono solamente da conoscere perché ci sono sulla partitura, ma da studiare e da riuscire a possedere, affinché poi l'esecuzione risulti essere molto più professionale. Ok,
Ora, arrivati alla conclusione di questo video training, il nostro percorso insieme non finisce qui, ma continua poiché ti ho preparato un quarto video che ho realizzato sperando di farti una gradita sorpresa. Quindi, invece che tre, sono in realtà quattro video. Ed il quarto video sarà relativo al percorso aggiuntivo molto più approfondito che sto per realizzare, sempre su questo argomento, suonare in modo espressivo. Quindi in questo quarto video troverai tutte le indicazioni in modo dettagliato. Ciao e a presto!